Buonasera, sono Massimo Bonini, Marco Giulin per gli amici. Siamo ancora una volta al Museo della Latteria Consorziale Turinaria di Casale Cortacerro e questa sera la nostra chiacchierata si occupa di fiabe, leggende, storie fantastiche, proverbi, modi di dire, tradizioni popolari del Cusio e dei dintorni. Tutte queste cose sono cose che fanno parte della tradizione popolare e sono cose che abbiamo imparato dagli anziani. Io personalmente le ho imparate soprattutto dalle mie due nonne, che quando da bambino mi rivolgevo a loro perché mi raccontassero una fiaba, una storia, come dicevano loro, dicevano ma ti viene sempre in mente, sturiai dal lupo. Storielle del lupo, così come si dice nel nostro dialetto di Casale Cortacerro. E vorrei partire proprio da qui, da questo personaggio, da questo animale mitico, il lupo, di cui nelle fiabe, nelle storie si parla sempre, con la domanda che quando cominciamo a parlare di queste cose sorge sempre spontanea. Ma si racconta sempre del lupo, dei lupi, ma qui da noi, i lupi, ma ci sono mai stati davvero? Ecco, allora cominciamo con qualcosa che è più una nota storica che una nota leggendaria. Storicamente si sa che la zona del Cusio, tutto il territorio intorno al Lago d'Orta, da sempre è stata infestata dai lupi, tanto che negli archivi storici si trovano molti fascicoli che riguardano questi animali e che di solito sono intitolate La taglia dei lupi. Ci sono leggende, anche leggende molto antiche. La più antica che mi viene in mente è quella che riguarda direttamente uno dei personaggi principali del nostro lago, San Giuliano. San Giuliano, che era il fratello, forse il discepolo di San Giulio, furono nel IV-IV secolo a.C. gli evangelizzatori delle nostre terre. Arrivarono nei nostri territori provenendo dalla loro isola in Grecia, l'isola di Egina, perché avevano fatto voto di erigere 100 chiese durante la loro vita e attraverso questo loro lavoro di combattere il paganesimo e promuovere la nuova religione, cioè il cristianesimo. Si racconta appunto che i due santi percorsero tutta la penisola italiana costruendo queste chiese, arrivarono nei nostri territori e si fermarono proprio qui, sul Lago d'Orta. San Giulio raggiunse l'isola al centro del lago da cui scacciò i serpenti, i draghi, simbolo del male. San Giuliano raggiunse il territorio di Gozzano e cominciarono a costruire le ultime due chiese. San Giuliano lavorava con l'aiuto dei componenti della comunità di Gozzano e in particolare ogni tanto si recava nella Valle della Goglia a procurarsi i tronchi con cui costruire appunto le travature del tetto della sua chiesa. E per trasportare questi tronchi abbattuti si avvaleva di un carro trainato da un bue. Allora la leggenda racconta che un bel giorno, anzi un brutto giorno, mentre Giuliano e i suoi aiutanti stavano abbattendo alcuni tronchi, un lupo comparve improvvisamente e sbranò il bue. San Giuliano non si spaventò, ma chiamò il lupo, che improvvisamente divenuto mansueto si sedette ai suoi piedi, e lo condannò a risarcire il danno, sostituendosi al bue, e così tra lo stupore di tutta la comunità si ripresentò a Gozzano con il carro carico di tronchi e trainato dal lupo aggiogato a questo carro. Quindi questa è una delle più antiche testimonianze leggendarie, ma le testimonianze storiche non mancano. Ad esempio, il 13 luglio del 1575, nella comunità del Lago d'Orta, quello che era lo stato del vescovo di Novara, si decise di assegnare un premio a chiunque provasse, con tanto di testimonianze, di aver abbattuto un lupo. Il testo originale del bando diceva che, intendendo che i lupi ci danno gran danno, ed maxime a corpi umani, e valendosi provvedere
in ogni meglio contro tale calamità, ti ordini al Consiglio della Riviera e con la partecipazione del castellano dell'isola, si dà notizia a qualunque persona che ammazzerà un lupo o lupa nella Riviera, consegnandoli nelle mani del signor Francesco Bianco Caneparo. Gli daranno scudi 4 di oro per cada uno lupo o lupa. Era talmente forte il problema di questi animali che in branco si aggiravano per i boschi e poi invadevano nottetempo i centri abitati, sterminavano i greggi, a volte aggredivano anche le persone, soprattutto le persone più deboli, i bambini, gli anziani, da portare a questa caccia quasi indiscriminata a questi predatori. L'uso era che come prova dell'abbattimento del lupo, per avere il conseguente pagamento, venisse recisa una delle zampe anteriori dell'animale, questa venisse consegnata al caneparo, appunto, e questo la affiggesse a una delle colonne del palazzotto di Orta, la sede della comunità che governava lo Stato della Riviera. Di solito si andava a caccia di lupi con gli archibugi, oppure si tendevano le trappole. Le cronache ricordano che le località in cui erano particolarmente presenti questi animali erano quelle zone boscose interno a Cesara, quindi la riva occidentale, e i territori di Boleto e di Piana dei Monti, e sulla riva opposta, sulle pendici del Montarone, soprattutto i boschi intorno a Coiromonte e la citata valle della Goria. Un'altra zona che fu particolarmente soggetta agli attacchi dei lupi fu la Valestrona, soprattutto la parte alta della valle. Si ricordano anni particolari in cui il problema fu particolarmente sentito. Il 1708, il 1762 e il 1851. In particolare nel 1762 l'ordinanza del conte Federico Borromeo, ricordiamo la Valestrona, con il territorio di Omegna, della Valle Corcera, di Ravellona, non faceva parte dello Stato della Riviera, ma del feudo Borromeo. Il conte Federico Borromeo concede agli abitanti di Forno il permesso di portare le armi, in particolare le armi da fuoco o le armi comunque da combattimento, per difendersi dalle belve che infestavano i lupi. Un'altra bella testimonianza di questi problemi che c'è in Alta Valle è il culto di San Valentino, a cui è dedicato un altare nella chiesa parrocchiale di Forno. La festa di San Valentino, come noto, cade il 14 di febbraio. Il santo è ricordato soprattutto come patrono degli innamorati, ma era invocato un tempo anche come protettore dall'attacco dei lupi. E proprio a Forno, ancora oggi, tutti gli anni, il giorno di San Valentino, 14 febbraio, viene celebrata la messa del lupo. È la messa in cui si ringrazia, si invoca la protezione del santo, lo si ringrazia per quanto ha fatto nel proteggere la comunità e il celebrante termina appunto la messa con la benedizione che recita a folgore tempestatis bello et belvas proteggici Signore, salva nos Domine, proprio per ricordare l'intenzione particolare di questa celebrazione. Questa storia finisce in un giorno preciso, anche questo ricordato dei documenti. Questo giorno è un giorno del 27 di febbraio del 1927, quando sull'Alpe Mazzucchère, che è un alpeggio che si trova ai confini sul crinale che separa la Valestrona, il vallone che sale da Forno, dalla bassa valle dell'Osso, cioè dal vallone che scende invece verso Megolo e Pieve Vergonte, un certo Giovanni Borghini, alpigiano di Forno, incontra casualmente un lupo e, essendo armato di doppietta, lo abbatte a fucilate. Si scoprirà che quello era l'ultimo esemplare di lupo presente nella nostra zona, presente nelle Alpi occidentali. Il fatto viene ricordato anche con una tavola di Achille Beltrami sulla copertina della Domenica del Corriere, e il Giovanni Borghini verrà da quel momento chiamato il Giovanni del Lupo, cioè il giovannino che ha battuto l'ultimo lupo. Il cadavere impagliato di questo lupo è ancora in giro
dovrebbe essere conservato attualmente al Museo di Scienze Naturali di Torino. Veniamo al nostro aspetto invece più fiabesco, più familiare. Sono moltissimi i racconti che hanno il lupo come testimone, e in questi racconti di solito il lupo non ci fa una gran bella figura, cioè dal solito animale feroce diventa più che altro un animale ingordo, un po' fessacchiotto, che si fa prendere il naso per il naso un po' da tutti, soprattutto da quello che è il suo compagno, anzi la sua compagna di Marachelle, cioè la volpe. Famosa in questo territorio, qui da noi, è la fiaba che è proprio Alleu e la volpe. Racconta che il lupo e la volpe, Alleu e la volpe, in una notte di primavera, si aggirano per la montagna, raggiungono un alpeggio e, passando vicino al Casal d'Albur, la casera, cioè il locale dove veniva conservato la panna e lavorato il latte per produrre appunto il burro e il formaggio, sentono il profumo del latte appena munto, della panna appena scremata, che era in attesa della lavorazione che sarebbe avvenuto il giorno dopo. Presi da un'enorme curiosità, girano intorno a questo piccolo edificio, trovano una finestrella, riescono a scassinarla e, un po' a fatica, perché la finestrella è stretta, penetrano all'interno e cominciano a fare scorpacciata di quanto trovano. La volpe, notoriamente molto furba, si era reso conto che la finestrella era stretta e quindi ogni tanto smetteva di mangiare e andava a prendere le misure per essere sicura di riuscire a fuggire ancora attraverso la finestra. Il lupo, invece, preso dalla sua gran curiosità, continua a mangiare a quattro palmenti e, mangiando, fa un gran fracasso, tanto che tutto il rumore che fa finisce per svegliare l'artigiano, il quale esce dalla sua braita, armato di randello, si accorge degli intrusi, entra dentro il casotto, li sorprende e comincia a menare le ghiate. La volpe naturalmente prende la finestrella, fugge velocemente, strizzandosi un po', ma riesce ad uscire ed andare a nascondersi nel bosco. Il lupo, che si era ben gonfiato lo stomaco con quello che aveva mangiato, rimane incastrato a metà strada e quindi viene letteralmente distrutto a bastonate, fino a quando, un po' bastonato, un po' per il gran dolore, un po' a furia di stiracchiarsi, riesce anche lui ad uscire, a fuggire, ma a quel punto ha cominciato veramente male. La volpe lo vede arrivare, nascosta tra i cespugli, al margine del pascolo dell'alpeggio, e allora decide di giocargli un brutto scherzo. C'era lì nei pressi una pianta di cordiolo che aveva appena lasciato cadere i suoi frutti. I frutti del cordiolo sono rossi e rilasciano del succo molto colorato. Va a ruzzolarsi in mezzo a questi frutti caduti a terra, si macchia tutta la pelliccia di rosso, tanto che sembra piena di sangue. Poi si stende a bordo del sentiero e aspetta che arrivi il lupo, il quale avanza pian pianino, zoppicando, trascinandosi sulle zampe per il gran dolore delle gran bastonate che ha preso, e finché si trova davanti la volpe, che a sua volta si lamenta facendo finta di essere conciata peggio di lui. Cos'hai, cos'è il mio, cosa ti è successo? Sapessi, io ero ben forcappata, ma l'artigiano poi mi ha preso, mi ha dato un sacco di legnate, non riesco più ad alzarmi, dammi una mano. Ma io sono conciato peggio di te, come faccio? No, no, dammi una mano, perché altrimenti se mi lasci qui, domani mattina mi trovano, mi ammazzano. Insomma, il lupo, per quanto malconcio, preso un po' dal senso dell'amicizia, si carica la volpe sulle spalle e se ne va dirigendosi verso la zona selvaggia dove aveva le loro tane. Mentre andavano, la volpe, perfettamente sana sulle sue spalle, lo prendeva ancora in giro, canticchiando la canzoncina. Dan dan dan, al Malawi, porta sang, tarlin, tarlang, al Val Malawi, unispara sang. Il lupo non capiva e diceva: ma cos'è che stai dicendo? Niente, niente, nuda, sono tre di io, anzi, io pari porco, sto dicendo, recitando le preghiere per i poveri morti. Però a furia di darci, insomma, anche il lupo, per quanto tonta, alla fine l'ha capita la cosa. E quindi, arrivato su un ciglione, ha visto che c'era un bel dirupo. In fondo, i boscaioli avevano appena tagliato i cespugli di nocciole, aveva lasciato tutta una serie di spuntoni, ha lanciato la volpe lì sotto,
la bandata infilzarsi su questi spuntori, così anche la volpe finalmente è riuscita ad essere sanguinante per davvero, e questo chiude in gloria, si fa per dire, la storia della volpe furba e del lupo tontolone. Queste sono storie di Montebuglio. Montebuglio è una delle frazioni più alte del comune di Casal Grottacero, fu per lunghi secoli comune autonomo. Gli abitanti di Montebuglio sono conosciuti in tutta la zona come Quidlalune. Il loro soprannome tradizionale sarebbe gli Orchid, gli Orchetti, perché il paese un tempo era molto isolato, la gente viveva chiusa all'interno della sua piccola comunità, vedeva di malocchio tutti gli stranieri, gli estranei, e quindi appunto avevano questo modo di fare proprio da orchi. Ma poi è arrivato a Lund questo modo di chiamarli, qui la luna, e anche questo è legato a una vecchia storia, storia che racconta come quelli di Montebuglio una sera d'estate se ne stavano seduti sulle sedie della terrazzino dell'osteria, quello che poi diventerà il circolo di Montebuglio, a chiacchierare di più e del meno, e a un certo punto hanno visto la luna piena, che spuntava da dietro le cime del Bergozzolo, da dietro il Bottarone, che si trova proprio di fronte, e in quel momento sembrava proprio appoggiata sulla cresta della montagna, tanto che uno di loro, probabilmente il meno furbo, comincia a dire agli altri: oh ragazzi, ma lì c'è la luna che sta proprio sul Montarone, e già, sembra proprio là, e allora andiamo a prenderla. Come andiamo a prenderla? Andiamo su, ci prendiamo la luna, ce la portiamo, così la piazziamo qui nel paese e facciamo, illuminiamo il paese di notte, pensa a tutti gli altri come saranno invidiosi della nostra illuminazione pubblica. Insomma, ha detto e ha fatto finché è riuscito a convincere tutto il gruppo, sono partiti per casa, chi ha preso la gerla, chi ha preso la corda con rampino, chi ha preso una scala, chi ha preso le pertiche, eccetera. Sono corsi giù, scesi fino a mezzo a fondo valle, sono risaliti per il versante opposto e naturalmente quando sono arrivati sulla cima del Portarone si sono accorti che la luna era un tantino più lontana di quanto si aspettassero, e quindi se ne sono tornati in paese con le pive nel sacco. La storia si è diffusa subito, naturalmente tutti hanno cominciato a prendere in giro quelli di Montebuglio, cominciando a definirli qui la luna. Particolarmente inferociti nei loro confronti erano gli abitanti di Bergozzo, tra i due paesi c'è un'antica rivalità, no? Che hanno cominciato a prendere in giro in modo particolare, a giocare loro degli scherzi abbastanza pesanti, e una volta hanno costruito una luna di cartone, l'hanno illuminata da dietro con delle candele, sono andati a piazzarla in cima a un albero molto alto, e quelli di Montebuglio sono andati di corsa a cercare di prendere la luna anche sulla cima di quell'albero. Un'altra volta la luna finta l'hanno messa in fondo al pozzo, e da lì la leggenda della luna del pozzo, con questi che sono scesi per andare a prenderla, poi accorgersi che era soltanto il riflesso della luna vera sull'acqua in fondo al pozzo. E poi, chi lo sa, forse, dicono a Montebuglio, a furia di provarci ci sono anche riusciti, e la luna di cartone fabbricata da quelli di Bergozzo è stata messa in cielo a sostituire quella vera, che deve essere da qualche parte nascosta nelle cantine o nelle soffitte del circolo di Montebuglio. Se non ci credete, potete andare a cercare. Bene, siamo nel territorio di Casale, scendiamo da Montebuglio nel capoluogo, e dal capoluogo raccontiamo una leggenda che è una leggenda che ancora una volta, come quella dei lupi, ha un fondo di verità, ed è la leggenda che riguarda i conti di Cerro, i cut della Cour Cerro, della corte di Cerro. La corte di Cerro, o borgo di Cerro, era un borgo fortificato che sorgeva non dove c'è l'attuale paese, ma nel fondovalle, nella zona dove ora si trova il cimitero di Gravellona. Lì sono stati ritrovati con scavi archeologici degli anni 50 i resti di un insediamento celto-romano, quindi era una zona popolata ben prima dell'arrivo dei conquistatori romani e certamente molto prima dell'arrivo del cristianesimo,
un centro di commercio, di scambio importante nell'antichità e durante l'Alto Medioevo, un punto di passaggio delle vie che salendo dalla pianura, costeggiando uno il Lago Maggiore e l'altro il Lago d'Orta, si riunivano in quel punto e penetravano nella Val d'Ossola per andare a raggiungere i passi, a quel tempo fondamentalmente il passo di San Giacomo e il passo del Gris, poi più tardi il passo del Sempione, per scavallare e raggiungere le valli delle Alpi Settentrionali. Un punto importante intorno all'inizio del XIV secolo, tant'è vero che in quel periodo molto travagliato in cui in tutta l'Italia si combattevano le due fazioni, quella che sosteneva il partito del Papa, i cosiddetti Guelfi, e quella che sosteneva il partito degli imperatori tedeschi, i Ghibellini, portarono degli scontri molto cruenti anche qui nella nostra zona, in particolare nel territorio di Novara. Novara, quel momento il comune di Novara era proprietario della maggior parte di questi nostri territori. A Novara c'erano tre grandi famiglie che avevano aderito, due al partito guelfo, erano i Brusati e i Cavallazzi, e una che sosteneva il partito ghibellino, ed erano i Tornielli. E intorno al 1310 le vicissitudini degli scontri avevano fatto sì che i Guelfi prevalessero a Novara e avessero espulso i Ghibellini dalla città. Questi erano andati a rifugiarsi nei loro possedimenti dei paesi intorno, quindi posti come Priora, come Trecate, come i paesi dell'Alta Lomellina, e qui si erano riorganizzati, arrivando poi proprio intorno al 1310-1311 a riconquistare la città, soprattutto grazie all'intervento di un comandante mercenario, un tale Aimerico da Cusinallo. Cusinallo, c'era una grossa famiglia che poi assunse il cognome di nobili, che erano i signori di quel castello, da cui veniva questo figlio cadetto che aveva intrapreso la carriera delle armi come capitano di ventura, ed era personaggio con una fama di notevole ferocia, tant'è vero che era soprannominato il Rabbia. Le milizie dei Tornielli Ghibellini, sotto la guida del Rabbia, riconquistano Novara. Aimerico entra a Novara portandosi al seguito un carro scarico di scaiones, raccontano le cronache, dove per scaiones si intendevano dei pali di legno, dei paletti di legno appuntiti, con i quali il nostro simpatico personaggio era uso fare accecare i nemici catturati durante la battaglia. Fatto, raccontato dalla leggenda, testimoniato storicamente dagli statuti del comune di Novara, che negli anni successivi riportano una norma per cui i ciechi, che erano costretti a mendicare, dovevano essere espulsi dalle mura della città di Novara, così come gli altri mendicanti, ad esclusione di coloro divenuti tali per effetto delle azioni di Aimerico da Cusinallo. Quindi questa è la testimonianza della verità che c'è alle spalle di questa leggenda. Subito dopo aver riconquistato Novara, le milizie ghibelline risalgono la pianura, conquistando, assoggettando uno dopo l'altro le città che incontrano, evitano Omegna, che era già difesa da una forte cinta muraria nel suo castello e quindi era praticamente inconquistabile, conquistano e distruggono Cusinallo e il suo castello, che sparirà proprio in quell'occasione lì. Arrivano al borgo di Cerro, lo mettono sotto assedio, lo conquistano e lo danno alle fiamme. Le persone presenti, quelle che riescono a scampare alla furia di Aimerico, fuggono, in parte attraverso il Lago Maggiore, vanno a fondare una comunità che è attualmente una frazione del comune di Lavele, si chiama proprio Cerro. Gli altri, la maggior parte, risalgono alle pendici della montagna, del Monte Cerano, e si rifugiano in quelli che erano i loro alpeggi, i casali della corte di Cerro, e così nasce quello che diventerà il paese capoluogo intorno alla chiesetta, all'oratorio di San Giorgio, che era già presente, testimoniato dalle cronache fin dai primi decenni dell'anno 1000, su quei poggi, appunto, sui cosiddetti poggi del Cerano. Anche qui, a questa che è
un po' romanzata, però una verità fondamentalmente storica, sono legate a una serie di leggende. Una leggenda è quella del tesoro dei conti di Cerro. Dovunque ci sono episodi di questo genere, salta sempre fuori la leggenda del tesoro. I conti di Cerro, che poi erano i conti di Cusinaro, volendo, avevano nascosto un tesoro in qualche posto sulla montagna sopra l'insediamento, che nel 1311 appunto fu distrutto e mai più ricostruito, e pare che il tesoro sia ancora lì in attesa che qualcuno riesca a trovarlo. Si dice che nella compagnia dell'esercito dei Tornielli, in particolare nella compagnia di Ventura di Aimerico, ci fosse un cappellano che era un frate, probabilmente un frate francescano, che a un certo punto si recò da Imerico a protestare per la sua ferocia, per il modo cruento con cui trattava le comunità conquistate. E a Imerico lo fece catturare e lo fece rinchiudere vivo in una grotta, anche questa dentro il vallone dell'Inferno, una delle valli dei torrenti che scendono dalle pendici del Cerano. La leggenda racconta che il frate sia morto di fame dentro questa grotta e che nelle notti di tempesta ancora lo si senta gridare in questa grotta, che poi il cui ricordo è andato perduto, quindi più nessuno sa dove sia, ma dai cunicoli della montagna ancora escano i suoi lamenti durante appunto le notti di tempesta. Cambiamo un attimo argomento, parliamo un attimo di un altro aspetto della cultura popolare, parliamo dei proverbi. I proverbi sono la saggezza del popolo, e il popolo una volta parlava fondamentalmente in dialetto. I proverbi servivano a tramandare le usanze, a tramandare le conoscenze con delle semplici strofette in rima che permettevano di aiutare la memoria. C'erano una serie di proverbi, ad esempio, che riguardavano le previsioni del tempo. Oggi abbiamo la meteo, ci viene propinata da programmi televisivi a qualunque ora del giorno e della sera. Una volta c'era la saggezza popolare, che raccontava cose del tipo: quando al Monte Orfano, il Monte Orfano, che domina Piano di Ravallona, algassò il capel, o capiò o cafabel. E questa era una previsione che era sempre esatta, non sbagliava mai. Quando il Monte Orfano è coperto dalle nuvole, ha il capel sulla testa, o piove o fa bello. Più indovinata di così non potrebbe esserci. O altri che raccontavano come in certi giorni dell'anno dovesse per forza piovere: per Santa Maria Maddalena, gran acqua la vena, San Bartolomé, Buzza, l'Annaia del Re. Santa Maria Maddalena il 25 di luglio, San Bartolomé il 24 di agosto, e sono periodi in cui di solito si scatenano i temporali estivi. Oppure i nostri santi evangelizzatori, San Giulio e San Giuliano, le feste cadono in gennaio, per questo erano detti i Barcaltafioca. Però San Giulio e San Giuliano erano anche invocati dal popolo come protettori dai fenomeni atmosferici, dai temporali e soprattutto dai fulmini, e poi dagli animali feroci, i lupi ancora una volta, i serpenti e i briganti, i malintenzionati. In Valestrone c'erano San Giulio e San Giulion, Ambardo Andalos nell'altron, di lui di serpente la grabagente. San Giulio e San Giuliano ci proteggano dal fulmine, dal tuono, dai lupi, dai serpenti e dalle persone cattive, intese in tutti i sensi possibili e immaginabili. E poi un'altra verità assoluta: vai a Pasqua con il gavoia, sarà mai senza la foia. Pasqua cade all'inizio della primavera, ma quando arriva Pasqua, le foglie degli alberi, soprattutto quelli che germogliano presto, sono senz'altro già comparse. E ancora, i rapporti familiari, Oman e Fuman, i doni Frasan, Agualasai Nuanasan, che è la nostra versione locale di cose tipo donne buone nei paesi tuoi. I Frasan, i Frassini, bisogna lasciarli, dove nascono, perché se si trapiantano diventano tutti storti e il legno non vale più niente, e così per le donne non bisogna andare a prendere in un altro paese.
oppure la furna, la piasa, la tasa e la staga a casa. Senza commenti questo. E la domanda conseguente è l'om, e il balestrone dice, ah l'om, quello è appena più severo che un can alle 7. Quindi basta che faccia il suo mestiere, il suo dovere. E per finire, guardiamo la losta d'altron e di donna Picciandon. Ma a Casale si preferisce fare riferimento a una delle frazioni che è Cacfanton, Crotofantone, guardiamo la losta d'altron e di donna Cacfanton. Bene, lasciamo Casale, torniamo sul Lago d'Orta e andiamo a prendere un altro periodo storico, che è il periodo del XVI secolo, un altro periodo particolarmente travagliato in queste nostre terre. Ricordiamo, come abbiamo già fatto prima, le terre intorno al Lago d'Orta, ad esclusione di Omegna, erano inglobate in quello che era lo Stato della Riviera, che era stato formalmente facente parte a quei tempi del Ducato di Milano, ma di fatto che godeva una grandissima autonomia sotto il dominio del vescovo Conte di Novara. Ci furono parecchi episodi travagliati, periodo di guerre, periodo in cui cadono le grandi signorie italiane e cominciano le grandi invasioni da parte dei grandi stati nazionali, in particolare delle milizie spagnole da una parte e delle milizie francesi da un'altra, con il sostegno poi di tanti altri personaggi, con sostegno di milizie austriache, di compagnie di ventura che venivano reclutate tra i peggiori elementi dell'intero continente. Il Ducato di Milano, formalmente appunto proprietario di questi territori, era sotto il dominio della famiglia Visconti. In quel periodo si registrano diversi tentativi di conquista dei nostri territori da parte del Confederati Svizzeri, dei cantoni confederati, che vengono bloccati definitivamente durante il grande episodio bellico del 28 aprile del 1487, quando a Crevola d'Ossola, allo sbocco della Valle di Vedro, le milizie viscontee, formate fondamentalmente da compagnie di armati reclutate qui nella nostra zona e da una serie di reparti mercenari, riescono a bloccare le armate del vescovo Conte di Sion e, perlomeno da questo lato del Lago Maggiore del Ticino, pongono fine definitivamente ai tentativi svizzeri di conquista. Rimangono però in giro altre milizie svizzere, per cui il colpo definitivo alle mire viene dato durante la battaglia di Marignano nel 1515, 14 settembre, quando le milizie, in questo caso di Massimiliano Sforza, che era succeduto all'ultimo dei Visconti, vengono sconfitte dai francesi, di Francesco I, fuggono in parte verso il Ticino, in parte verso il Sempione, seminano il terrore sul loro percorso, soprattutto qui nelle nostre zone, mentre la attraversano, lasciano in giro bande di dispersi, di armati, che ne combineranno di tutti i colori qui sul nostro territorio. Nel 1520-1530 ci sono diversi tentativi di signori, signorotti, di impossessarsi di quello che è lo Stato della Riviera, togliendo ai conti vescovi. E in particolare, alla fine di quel periodo, imperversa qui nella nostra zona una compagnia di ventura agli ordini di un certo Cesare Maggio, detto il Napolitano, il cognome ci fa capire che probabilmente veniva dalla zona di Napoli appunto, capitano di Ventura, che aveva reclutato una compagnia di mercenari inglesi e scozzesi fondamentalmente, che arriva sulla riviera,
occupa Orta e i paesi tutti intorno al lago e la fa da padrone, quindi per diversi mesi si comporta appunto come se fosse il proprietario, depredando, stuprando le donne, portando via tutto quello che era possibile. Fino a quando appunto nel 1529 la gente della Riviera stufa, cova la rivolta. E la rivolta, secondo la leggenda, ha due protagonisti. Uno è un militare, un sottufficiale, un ufficiale, anche se è ricordato come il sergente Sappa di Arbero, che aveva militato nelle milizie dei Visconti e degli Sforza, che raccoglie intorno a sé gli uomini della Riviera che, stufi appunto dei soprusi degli sgherri di Cesare Maggio, stanno covando la rivolta. I rivoltosi si riuniscono in un giorno appunto non ben precisato del 1529 e meditano di andare a conquistare la città di Orta, buttandone fuori il Maggio con i suoi armati. Ma qualcuno ha fatto la spia e quindi c'è il rischio che la rivolta venga fatta naufragare. E a questo punto entra in gioco una donna che la leggenda racconta si chiamasse Maria Canavesa, che era una madre vedova, resa vedova appunto da uno dei tanti atti di sopruso degli armati del Maggio, che si prende il compito di dare l'allarme, di chiamare a raccolta i rivoltosi che erano pronti dei vari paesi a radunarsi. E per fare questo il segnale che veniva dato era il suono della campana che era installata sulla Torre di Buccione. Ma la Torre di Buccione è presidiata da una delle compagnie del Maggio. Maria Canavesa raggiunge Buccione portandosi in braccio il figlioletto di pochi anni, riesce a circuire gli armati di guardia e in un momento di distrazione sale velocemente sulla cima della torre e riesce a suonare il campanone di Buccione dando il segnale della rivolta. Maria Canavesa verrà catturata e buttata viva con suo bambino giù dalla torre, quindi pagherà con la vita sua e del figlio questo suo atto di coraggio, ma Sappa riesce a guidare i suoi gruppi di armati e a scacciare finalmente il Maggio e la sua compagnia, liberando dalla loro presenza la Riviera di Orta, favorendo il ritorno del vescovo di Novara, che riporta un po' di tranquillità. Un'altra coppia di personaggi legata a questo periodo risiedeva invece a Pella. Erano un uomo, un giovane, tale Aicardo da Pella, che era uno dei cospiratori che a Pella aveva riunito il gruppo dei rivoltosi, e la sua fidanzata, Maria, ragazza molto bella, bella Maria, che anche lei si sacrifica attirando su di sé le attenzioni degli armati del Maggio che presidiavano il paese, per lasciare il tempo a Riccardo di riunire i suoi congiurati e di andarsi a riunire poi ai gruppi che già erano in movimento per raggiungere Orta e compiere la missione che si erano imposti. Quando Maria vede che Riccardo è partito, fugge, inseguita dagli armati del Maggio, fugge su per il sentiero che da Pella raggiunge Briallo e sale verso la rocca dove verrà poi costruito il santuario della Madonna del Sasso, e arrivata qui, essendo riuscita a seminare gli inseguitori, pur di non essere catturata, si lancia nel vuoto
E la leggenda dice che d'improvviso appaiono due angeli che la sorreggono nel suo volo e la vanno a depositare sul piano di alzo senza che si sia fatta niente, salvandole la vita. La Bella Maria farà poi, sempre secondo il seguito della leggenda, una brutta fine, perché inorgoglita da questo intervento divino si monta la testa e si mette in testa che di essere una protetta dal cielo e quindi di poter ripetere questa sua impresa, che non è stata vista quasi da nessuno, e quindi sfidata dagli altri giovani del paese, decide di salire un'altra volta in cima alla rocca della Madonna del Sasso e provare di nuovo a lanciarsi, ma questa volta gli angeli non compaiono e la Bella Maria farà una fine piuttosto misera. Montagne tutto intorno al lago, montagne nelle nostre valli, nella Valle di Quarga, nella Valle della Goria, nella Valle Strona, nella Valle Corcera, montagne un tempo ricoperte di boschi, boschi popolati da tutta una serie di personaggi mitici. Se ne ricordano molti nella tradizione popolare. I folletti, per esempio, i furiti. I folletti sono ricordati come dei piccoli esseri, di solito invisibili, ma capaci di rendersi visibili a loro piacimento, dispettosi, vivono all'interno degli alberi, vivono nei boschi, alle volte però penetrano nelle case, e il loro massimo divertimento è quello di giocare degli scherzi ai paesani. Scherzi che possono andare da cose leggere, quindi lo spostare le cose all'interno delle case, nascondere gli oggetti, a scherzi un po' più pesanti, cioè rovesciare il secchio del latte appena munto, facendo sprecare tutto il prodotto della mungitura, far cagliare il latte della mungitura successiva in modo da rovinarlo completamente, spaventare gli animali nelle stalle al pascolo facendoli scappare, costringendo gli artigiani a inseguirli per giornate intere per riuscire a riunire i greggi, e così via. Quando succede qualche cosa di strano, diventa poi abitudine dire saranno stati folletti, le colpa di Fulini. Altri esseri fatati ancora, nelle campagne appena a Valle di Casale si diceva che nelle notti buie, prima di luna, si aggirasse un essere fantastico che era chiamato la Fassarola. La Fassarola era un animale strano, metà cane e metà maiale. Non si è mai capito bene quale fosse se la parte anteriore fosse quella del cane o quella del maiale. Questo animale si aggirava per le campagne portando in bocca un fascio di fuscelli e di legno, una piccola fascina, e si dice che fosse particolarmente pericoloso non perché aggressiva, ma perché tendeva a tendere agguati alle donne incinte, e se riusciva a passare a loro tra le gambe le faceva abortire. E ancora, animali fantastici, uno presente in tutto l'arco alpino è quello che in molte zone viene chiamato il basilisco. A Casale si chiamava l'aspar, che è chiaramente un termine, una travisazione del termine aspide, che aspide, come sappiamo, è un tipo di vipera. L'aspar nella tradizione popolare è il serpente con le zampe uncinate, con la testa di gatto, la cresta di drago e le ali. Si annidava in una zona particolare, che una zona molto selvaggia, messa lungo la strada, l'antica strada che sale da Gravellona verso Casale, chiamato la zona della Turigia, e qui gira, vola di albero in albero, intanto salta fuori e spaventa le persone. L'aspar è pericoloso perché bisogna stare attenti a non guardarlo mai fisso negli occhi, perché ha la capacità di pietrificare le persone che lo guardano appunto in questo modo. E poi gli uomini selvatici, l'homme salvage,
Lo Salvaghi era il buon selvaggio, l'uomo vestito di peli, mezzo uomo e mezzo scimmia, o forse mezzo orso, che abitava nei boschi, che era un essere benigno fondamentalmente, non faceva del male a nessuno, ogni tanto scendeva in paese, magari di sera entrava nelle case, si siedeva vicino al focolare, gli regalavano una scodella di minestra, un pezzo di pane, lui raccontava vecchie cose, magari un po' sconclusionate, ma raccontava i segreti, parlava di magia, raccontava, insegnava a usare le erbe medicinali, insegnava a lavorare il latte. L'uomo selvatico aveva insegnato alle persone dei paesi a ricavare dal latte il burro e il formaggio, in modo che il latte si conservasse più a lungo e fosse migliore da mangiare. Aveva insegnato il suo terzo segreto, il fatto che con il siero rimasto dalla lavorazione del formaggio si potesse realizzare la ricotta. E aveva preannunciato che esisteva un ulteriore uso del siero rimasto. E l'avrebbe rivelato, domani sera torno e vi racconto anche questa, stasera no perché sono stanco, vado a dormire. La sera dopo si era ripresentato in quella casa, ma l'uomo selvatico era una creatura fatata e come tutte le creature fatate aveva una particolarità, aveva i piedi girati all'indietro. E quella sera in quella casa c'erano ospiti due ragazzette, un po' sciocche, che hanno cominciato a prendere in giro questo personaggio e lui, che era buono, tranquillo, ma molto permaloso, si è offeso di queste prese in giro, se n'è andato arrabbiato e non si è più ripresentato. E in questo modo, per la sciocchezza di due ragazzine, si è persa la possibilità di conoscere il quarto segreto, la quarta lavorazione del latte, che ancora oggi è rimasta sconosciuta. L'uomo selvatico aveva anche una femmina, una moglie, chiamiamola così, che si chiamava Lacuche. Lacuche è un altro nome tradizionale di questi esseri fatati, sono termini che derivano dall'antica lingua celtica, fondamentalmente. Lacuche a Casale abitava in una grotta che si trova appena sopra il paese e che era chiamato Alfourn Lacuche, il forno, il buco, la grotta della Lacuche. Lei abitava lì e aveva un bambino, un piccolino che le somigliava, era tutto peloso, era brutto, poverino, e piangeva sempre questo bambino. Lacuche era molto più timida del suo maschio, non si avvicinava più di tanto, però era invidiosa delle donne del paese, era solita spiarle di lontano, nascosta tra i cespugli, dietro i massi, mentre andavano nel torrente sopra il paese a fare il bucato. E un giorno si accorta che una di queste donne aveva portato il suo piccolino neonato, l'aveva adagiato col suo fagotto sotto un albero all'ombra, lasciandolo lì a dormire mentre lei appunto lavava i panni. E allora la Cruz, lesta, ha sostituito il suo bambino piccolo, brutto, peloso con il bambino della donna casalese, bianco, bellissimo ai suoi occhi, e se l'è portato nella sua grotta cullandolo. Aveva conquistato, rubandolo, un bambino più bello. Il mito degli esseri fatati che rubano i bambini è diffuso nella tradizione popolare di tutta Europa. I bambini che vengono rapiti e poi ricompaiono in paese non sono cresciuti, per loro sono passate poche ore, pochi giorni, ma si accorgono che nel paese il tempo era sfasato, sono passati anni, addirittura secoli, non c'è più nessuno di quelli che conoscevo. In questo caso però la fiaba casalese è più benigna. Lacuche non riesce a calmare il piccolino che continua a piangere, soprattutto sente di lontano il suo piccolo, che la donna casalese si rifiuta di allattare perché lo vede così brutto, un mostriciattolo, e quindi questo piange per la fame. Il giorno dopo Lacuche si presenta finalmente in paese a casa di quella donna, le riconsegna il suo bimbo pronunciando l'unica frase che le abbiamo mai sentito dire, che è: Tei, tei il tuo bianchino e dammi il drelme plusin.
tieni il tuo bel bambino bianco, ridammi il mio tutto brutto e peloso, perché comunque è il mio bambino. E quindi il cuore di una mamma, in ogni caso, la vince sempre. In paese invece possiamo raccontare storie di spiriti, storie di fantasmi, storie paurose. E anche qui ci sono zone del paese in cui queste storie certamente abbondano. Nella frazione di Arzo, che è una delle frazioni più alte e un tempo più isolate, si racconta che in un certo periodo, secoli addietro, si sentisse nelle notti d'inverno qualcuno che camminava per le strade, per i vicoli, con un passo molto pesante. Ma se ci si affacciava non c'era nessuno. Quando c'era la neve si sentivano questi passi, ma non c'erano impronte della neve. Era uno spirito che era soprannominato al passone, l'uomo dal passo pesante, il grande passo. E chiaramente questo si aggirava per il paese, si sentiva camminare, la gente aveva paura. E quando la gente aveva paura, cosa faceva? Si rivolgeva alla massima autorità spirituale, cioè all'arciprete, al parroco. Il maggiorente, la persona più in vista di Arzo, era un certo signor Stefano, conosciuto come al Barba Stefan. Barba è un termine con cui venivano soprannominati in genere le persone anziane, le persone che avevano una certa autorità in paese, che erano custodi della tradizione, del sapere, eccetera. Quindi Barba fondamentalmente significa zio, anzi Barba è il vecchio prozio, un po' brontolone, ma quello che sa raccontare le storie, che conosce le tradizioni, conosce le erbe, eccetera. La sua moglie era Lamla, la zia appunto, la prozia. Allora Barba Stefan, che era la persona più in vista di Arzo, si reca a Vienna Casale, si reca dal prevosto e gli racconta la storia del passone. Il prevosto ci pensa sopra, poi scrive una lettera, la sigilla e dice a Barba Stefan: domani sera, o comunque la prima volta che senti il passone, esci in strada, non avere paura, chiami questo spirito e gli chiedi che cosa vuole, te lo fai dire e gli consegni questa lettera, non aprirla, mi raccomando, vedrai che risolviamo il problema. E in effetti Barba Stefan, preso da notevole timore, ma comunque per il bene della sua comunità, esegue gli ordini del parroco, esce, chiede al passone che cosa lo tormenta, il passone glielo racconta, ma Barba Stefan non lo racconterà mai a nessuno, lo riferirà soltanto al prevosto. Gli consegna la lettera del prevosto e da quel momento lo spirito non si fa più sentire. Come dicevano i vecchi, è stato sconfinato, è stato mandato dove devono stare gli spiriti. Un'altra storia di questo genere riguarda la figura di un vecchio notaio che operava a Casale. C'era tutta una famiglia di notai che si tramandavano questo mestiere di padre in figlio. La leggenda racconta che uno di questi notai, un bel giorno operando per conto del comune di Casale, fu mandato a Pallanza, dove c'era la sede del mandamento, a trattare la vendita di alcuni terreni appunto di proprietà del comune. Lui andò a Pallanza, non esisteva ancora il ponte sul Toce a Gravellona, quindi il Toce si attraversava con il traghetto sulle barche, trattò, redasse questo atto di vendita, incassò i soldi, erano tempi in cui la carta moneta non esisteva ancora, quindi si pagava tutto con i marenghi d'oro, queste grosse monete del valore di 20 lire ciascuna, e se ne tornava a casa con questo sacchetto di marenghi d'oro infilato nella tasca della giacca, giacca che si era tolta perché era estate e faceva caldo. Attraversando il Toce sulla barca nel viaggio di ritorno, casualmente la giacca scivola nel fiume e, appesantita dal sacchetto dei marenghi, va a fondo. Oddio, ho perso tutto, è però stato un incidente. Insomma, il notaio ritorna a Casale, va a parlare con il sindaco, con i consiglieri comunali, siccome questi avevano molta fiducia, vabbè, pazienza, è andato perso, è stata una disgrazia.
i soldi naturalmente non erano andati a persi, nella tasca della giacca c'erano un po' di ciotoli di fiume, i soldi erano stati ben nascosti, recuperati, ma naturalmente il notaio non poteva far vedere di essersi immediatamente arricchito, avrebbe suscitato i sospetti. Per cui prende queste monete d'oro, le infila dentro una duia, e la duia era quel vaso di argilla, di terracotta, con tanto di coperchio, nel quale venivano conservati i salamini sotto il grasso, di solito i salamini d'oca o i salamini di maiale anche sotto grasso, li nasconde lì dentro e li fa murare in una nicchia di casa sua. Dopo poco tempo il notaio muore e si porta nella tomba questo segreto, raccontandolo probabilmente a qualcuno dei suoi eredi, il quale se lo lascerà sfuggire anni dopo. La sua casa negli anni successivi viene messa in vendita, viene acquistata da qualcuno che anni dopo aprirà una delle più grandi aziende presenti qui nel nostro territorio. La leggenda vuole che i fondi e il capitale per avviare questa azienda fossero proprio i parenti d'oro che il nostro disonesto notaio aveva nascosto a casa sua. Ma anche in questo caso, dove non arriva la giustizia umana, arriva la giustizia divina, e il fantasma del notaio disonesto non trovava pace e veniva visto vagare su in cima alla montagna e sui gerbidi dove finisce la linea dei boschi, sui pascoli dell'alta montagna. E questo, a differenza del passone, era uno spirito pericoloso, perché quando vedeva avvicinarsi qualche artigiano, gli lanciava contro dei grandi massi. Al lunar di sud-est volava i voci, faceva rotolare i sassi, i boccioni. Quindi era anche pericoloso. E qui, stessa procedura, gli artigiani spaventati si rivolgono al prevosto. Il prevosto, però, in questo caso, ritiene di non avere autorità sufficiente e quindi si rivolge al vescovo, il vescovo di Novara, il quale usa la solita procedura. Qui non era necessario farsi dire dallo spirito che cosa lo tormentasse, la leggenda qua si era diffusa, si sapeva benissimo. Il vescovo compila la solita lettera sigillata e uno dei maggioretti del paese viene mandato, con sua grande paura, a lasciarla sopra un mazzo nella zona infestata. Lo spirito trova la lettera, si riappacifica e anche in questo caso viene confinato e non dà più fastidio ai buoni artigiani. Andiamo a trovare alcuni altri personaggi mitici o sospesi tra la storia e la leggenda. Parliamo di cinque uomini, cinque fratelli che vivevano qui in paese. Erano contadini di montagna, alpigiani, cacciatori, come tutti i montanari facevano mille mestieri per riuscire a sopravvivere. Molto probabilmente tra questi mestieri c'era anche un po' di contrabbando. Siamo in una zona che adesso è lontana dalle frontiere, ma un tempo la frontiera tra il Ducato e lo Stato della Riviera passava appunto appena a Valle di Omegna. Sono stati periodi in cui per quasi un secolo la frontiera tra lo Stato di Milano, poi Impero Austriaco, e il Principato di Piemonte, poi il Regno di Sardegna, era nell'Alta Valestrona, con Forno, ultimo paese della Lombardia, e Campello Monti, primo paese del Piemonte. E quindi, come sempre, dove c'è una frontiera c'è contrabbando. Ecco, questi cinque fratelli vivevano così, cercando di portare a casa la michetta, come si usa dire, e a casa li aspettava la loro anziana madre. La loro vita andò avanti abbastanza tranquillamente fino a che un brutto giorno l'imperatore, probabilmente l'imperatore Ferdinando d'Austria, non li mandò a chiamare per arruolarli nel suo esercito. Tutti in una volta, ma loro non volevano arruolarsi, non perché fossero dei vigliacchi, ma perché non volevano lasciare sola la madre anziana che non avrebbe avuto alcun sostentamento. E quindi si danno alla macchia. I gendarmi salgono
Omeia probabilmente, una Pallanza, e li vengono a cercare. Loro però sono già fuggiti, qualcuno li segnala, sono andati su per il sentiere della montagna e loro sono andati a rifugiarsi nella fora, nel vallone del Rio Gaggiolo, che forma proprio a monte del paese di Arzo una valle molto profonda, estremamente selvaggia, e lì presidiano con i loro schioppi l'imbocco di questa fora e ogni volta che i gendarmi si presentano li prendono a fucilate. La cosa va avanti per giorni, qualche gendarme cade, non si sa che fine abbiano fatto i fratelli. Si dice che il caporal maggiore che comandasse la patrulla dei gendarmi sia rimasto l'ultimo e che sia ancora là a presidiare, a fare la posta ai cinque briganti, a questo punto, che si sono rifugiati in quella valle, che da questo episodio ha preso il nome della Valle dei Cinque. Si dice che se andate da quelle parti al crepuscolo potete ancora vedere in qualche momento le vampate delle fucilate che i cinque briganti e il caporale dei gendarmi austriaci si scambiano durante il loro eterno contrasto. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro percorso, chiudiamo con un ultimo racconto che non è tanto una leggenda, ma vuole essere semplicemente una barzelletta che riguarda il nostro amico Juarin, personaggio mitico che esisteva in tutti i paesi, il classico ubriacone che è in giro per le strade del paese, che vagava a elemosinare un bicchiere di vino di osteria in osteria, e una bella sera, dopo aver già fatto un po' di queste tappe, già bello arzillo, passava fuori dal cimitero di Montebuglio e vede seduto sulla panchina fuori dal cimitero, vede con gli occhi della fantasia forse, uno scheletro seduto che tranquillamente sta fumandosi il toscano. Il Giovanni gli va sotto il naso, lo guarda e per nulla spaventato gli fa: fermati, vai come a Zeraggià. Arrivederci a tutti.